si parte praticamente subito con l'umufufu sui film horror, che stavolta non andiamo a pescare a caso dall'internet, ma ha preparato direttamente Eddie. Sono convinto infatti che ci saranno dei contributi suoi, ci sarà la sua firma, ecco, dietro a questo umufufu qua e là. Pronti? Ci vediamo tutti? Carichissimi. Allora, dobbiamo fare l'umufufu del miglior film horror. Sì. Oh. Okay. Tanto vince il tuo terrore al di là e siamo spiegare. Spieghiamo ai ragazzi. No, non lo so, io non l'ho visto, ho ipotizzato. Allora, si sceglie. No, lo sanno, dai. Che cosa consiste? Vabbè, che cosa consiste? L'UFUFU consiste nel scegliere a caso, randomicamente, un film rispetto a un altro, fino ad arrivare all'apice della classifica. Come a caso, randomicamente. No. Già i primi due comunque, secondo me. Prego, io allora abbiamo Wreck e The Black Coat's Daughter. Febbre, cioè. Questo è febbre. Ti prego, Emma, incenerisci la faccia. Lo con preferisci Wreck? Ustionanti. Non so se avete letto il commento. Quindi vuoi dire, io tra i due ho preferito Wreck. Wreck diretto da Lele Colli, tra l'altro, vedo. Io sì, non è un altro live di Lele Colli. Sì. Io sono per Febbre, Black Coat's Daughter. Dai, andiamo. Va bene, va bene. Perché Bagalerò ce ne sarà. Vabbè, ma anche, cioè comunque sono due. No, ma poi è più nuovo, insomma. The Beyond e vabbè, Tetsuo. Aia. Ah no, cacchio, non l'avevo visto. L'aldilà. Con tutto il bene di Tetsuo, è uno dei miei film preferiti, però non lo vedo proprio un horror, io non so. Dobbiamo fare la distinzione iniziale? No, allora, vabbè, velocissimamente io vi faccio la definizione di Yuzna e Gordon. Anche se malleabili nel tempo e sono sempre etichette, sì. Cioè l'horror in realtà dovrebbe avere, secondo la sua catalogazione, ma non è una regola ferma, una componente di paranormale. Infatti la contestazione storica fu su Profondo Rosso, sì. Perché Profondo Rosso ha la struttura narrativa di un thriller, ma con elementi horror. Con elementi horror, ma ha una scena paranormale. Beh, il motore del film è proprio il paranormale. Io non sono totalmente d'accordo con quella definizione, però tra i due Tetsuo faccio anche fatica a definirlo horror, cioè ha degli elementi horror, però per me è altro. Se vogliamo è bellissimo, però se vogliamo rimanere sull'horror è più horror puro l'aldilà. Ma per me l'aldilà è superiore, sì. L'aldilà. Sì, dai. Come horror. È un grosso casino. Vince la cosa per forza. La cosa, ragazzi, una scherzo. Carpenterone. Vince per forza Carpenter, ma Kill List è uno dei più bei film degli ultimi 30 anni. Kill List, guardatelo perché è un capolavoro. Ma la cosa è uno dei film più belli della storia. Io tifo la cosa per tra l'altro il primo nome sulla Suicide List è il mio. Quindi, Session 9. Beh, gli uccelli. Ah, è bello anche Session 9, però metterlo contro gli uccelli è proprio impietoso. Io direi gli uccelli. Anch'io per me. Beh, ovvio, ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? Oh, del diavolo e la casa dopo. Per me è la spina del diavolo, che quello, ma questo, la spina del diavolo, la spina di Jeff, okay. Del torone, dai. Comunque ha ragione Eddie, è un horror in stop motion veramente assurdo, visto, che conoscono sì. In pochissimi, recuperatelo perché funziona davvero tanto. Io per esempio non l'ho visto, ma 2018. No, è proprio recente. Non l'ho visto per film, forza. Però questo, si parla tanto di animazione, non un genere ma una tecnica, ecco qua si fa un horror con la tecnica della stop motion da guardare a tutti i costi, veramente figo. Ok, poi... La casa di finestre che ridono è Ring. Raga, però la casa di finestre che ridono, ma di che cazzo non per lo me? So, per me è Ring. Io direi la casa... Non The Ring, per la chat. No, allora, è più... È tra, i due è più horror The Ring. Non è della questione casa... di horror. La casa di finestre che ridono è un capolavoro incredibile, ma Ring fa proprio... Però è un po' il discorso del Profondo Rosso, la casa di finestre che ridono, se ci pensi. Cioè, io ancora l'ho meno. Sempre visto... Non l'ho sempre... ancora meno, lì parano... L'ho sempre... No, ma poi l'ho sempre visto più come un thriller con elementi horror. Ragazzi, che un horror. Ragazzi, Ring c'è da dire che ha veramente rivoluzionato tutto. Cioè, che questo qui non lo riesco a vedere come un horror vero e proprio, però... Cioè, è horror, sì, diciamo però... che è un giochetto, quindi alla fine poi... Votiamo anche questo ha cambiato così. Tanto è sempre sì sì tutto. No appunto dico, è una scusa anche poi per questo magari... è quello giapponese non è quello sì, di Gorrelinski per questo dico che ha rivoluzionato tanto poi è un gioco alla fine è un po' un pretesto per parlare di film però no, se vogliamo no, parlare no. Un minimo di importanza storica no, sono tutti e due per me quello è uno dei film più belli italiani La casa di finestre credo è splendido però ripeto se parliamo di horror tra i due vedo più horror. Sì, forse sì. Però io comunque andrei. Se vogliamo parlare di Yuzna, qua c'è il paranormale. No, io vado sul Ring, ragazzi. Allora, è la mosca e Emanuele gli ultimi cannibali. Minchia. Sì, però la mosca. Per me la mosca, sì. Allora. Io continuo a essere Born to Lose e ci vado con il mio Aristidone Massacesi. Con Gio D'Amato. Io vale tanto, vedrai. Io so che non è uno dei tuoi preferiti dei Cronenberg la mosca. No, spero che ne esca un altro. Sai cosa? Ho paura che sai cosa? Io ho paura che magari ti esce un buio Omega.
che allora beh, lì magari poi, però deve, anche tra l'altro, vabbè, Cronenberg è più facile. Nota di colore da bambino, mi sembrava di vedere un volto nella locandina di The Fly, il sorriso di profilo di un tizio tipo di un orango, mi sembrava una scena. Fate voi ragazzi, Io vi dico Mosca, vabbè, ragazzi, la Mosca, sono la Mosca, veramente legatissimo per Giuda Amato, ma ha perso. C'è la Mosca? Sì, sì, sì. Ragazzi, per me è un film incredibile. Oh, Two Sisters e Babadook. E io ti dico Two Sisters. Two Sisters perché Kim Ji-won è mio idolo. A me piace più Babadook per il mostrone. È molto bello Babadook, eh? Probabilmente è più bello, però io porto avanti il cinema orientale. Sei decisivo, Davide. Per me è un film della Madonna. Io l'ho visto al cinema addirittura questo qua. Anche Babadook, però questo era di un po' di tempo fa. Più che altro ho visto tutto di Kim Ji-won. Io per quel periodo dico Babadook, ragazzi. Siamo andiamo pari, cazzo. Siamo pari, però. Sì? Allora, Ele. Devi fare spareggio. Vai, allora, andata. Tra l'altro, tu sei arrivato in quel periodo in cui l'oro asiatico stava imperversando. Sì, ma poi inizi 2000. E Razorhead, cazzo fai? So, qua è mica, e qua è mica. Porca troia. No. Allora, Razorhead è fondamentale, ma comunque è un film embrionale. Audition poi è malato. No. Cioè, è un film. Audition, ragazzi. Sono mica. Dico anch'io Audition. Per quanto Razorhead è il mio preferito, il Lynch, però. Eddie, ma questa l'hai cambiata oggi perché non lo sapevi. Vabbè. Il settimo sigillo. La maschera del demonio, ragazzi, l'ha messo erroneamente. Non è un horror, no. Ah, l'unico che secondo me può essere di Bergman un po' horror è L'ora del lupo. Esatto, L'ora del lupo, sì. E quindi andiamo di mascherone. Carrie e l'invasione degli ultracorpi. Entrambi, però questo per me è fantascienza. È più Carrie horror, sì. Infatti, io se ho fantascienza horror, tifo sempre fantascienza horror. Dai, però, allora andiamo. Dai. Però Carrie è proprio Carrie poi, cioè, proprio l'horror per antonomasia. Brian De Palma. Ma scherziamo, dai. Vabbè, il film ora è andato subito tra colponi. I disertori e The World. Il Carpenter ho paura. Carpenter si è già fatto passare una cosa. Allora questa volta torna a Bill Dimitri, che mi è perso il list. Anche perché è un capolavoro. No, ma anche perché comunque The World non è un brutto film, però non è. Per me è uno dei migliori dell'universo. Per me è un grande film. Tanto. Però questo è Ben Whittle. L'abbiamo buttato via. Questo è in bianco. Hai ragione, l'abbiamo buttato via. È in bianco e nero, è fuori di testa. 5 sì, che si perdono in mezzo a questo. Bello, visto, molto bello. Più che altro 5 che stanno scappando dalla guerra, praticamente si ritrovano in questo piazzale. E c'è uno che praticamente dice di essere un mago, una cosa, vi porto io in questa cosa lì, e come non riescono più a uscire da questo cerchio, da questo field in England. Ah, molto bello. Regista molto bello. Poi avevamo buttato Ben Whittle. Finito a fare Meg 2. Purtroppo sì. Per me la bambola assassina. Questo è bellissimo. Però la bambola assassina. Però Kawajiri per me. Allora, sai cosa? Sono anche due cose estremamente differenti. Come al solito. Io vado per Wicked City comunque. Introduce talmente tanta roba Wicked City nella storia dell'animazione senza che nessuno se lo ricordi, tra l'altro. Sono legato alla bambola assassina. Anch'io lo vedi al cinema, ma questo lo vedi da ragazzino perché è uno dei primi che ci arrivarono. Diciamo che anche la bambola assassina ha aperto molto. Poi sono quasi contemporanee queste dell'anno prima. Ha aperto molto, però dai, andiamo Wicked. Volete... Mi sa che abbiamo già per scartato. L'underdog, per l'underdog. Allora, Perfect Blue e Zeder. Però Perfect Blue... Non è un horror. Io Zeder non l'ho mai visto, cos'è? È di Pupi Avati. Sì. Ma lo sai che non l'ho mai visto? È un film meraviglioso. Però, non c'entra un cazzo la copertina. No, copertina americana. È la storia praticamente di uno che scopre che esistono questi terreni K. Questi terreni dove sembrerebbe infatti che Stephen King abbia letto, abbia visto sto film e abbia fatto Cimitero Vivente. Sì. Perché la storia più o meno è la stessa. È questo che va a cercare questi terreni dove se pulisce la gente ritorna viva. Recupero domani. Sì. Secondo me Zeder, anche perché Perfect Blue è più un sì, film. Infatti, io direi Zeder. Però Perfect Blue per me può vincere qualunque cosa. però siamo fuori tema, secondo me. Sì, butta lì. Anzi, poi anche questo è anche uno di quelli da far conoscere perché la conosco in 12. Non è un horror. Reanimator, Madonna. Perché Dangerous Method che è su. Infatti, ma poi non è un horror. No, è una. Diciamo, questo è MPTV Matt scritto che ha già messo dei MPTV. No, ma è Reanimator. Diciamo, un capolavoro. È un bio distorto ovviamente sul rapporto tra Reanimator è un capolavoro immenso. Ma più che altro Reanimator stiamo parlando, cioè credo veramente girato con una graffetta alla Vigor. Dei citati oddio tra l'altro bella anche la descrizione. Io voto per Dracula, mi dispiace Dracula di sai cosa? È che senza Dracula non avresti la casa.
quindi no, non avresti nulla, non avresti il 90% degli Oscar. Per me potete scegliere cosa pure è vero, per me Dracula. Questo discorso dovremmo solo votare film, però no, allora è vero, però ho capito che allora, cioè, qua parliamo di una roba. Personalmente preferisco La casa, cioè nel senso che è un film che mi spaventa in una maniera incredibile. Dracula non mi spaventa. Se dovessi scegliere il film che mi fa più paura è La casa. Devo dire la verità. Invece come film? Come film secondo me sono pari. Sono due se vogliamo andare a gusto sì, e non ha importanza, allora anch'io La casa, vai, assolutamente. Casa, dai, casiamoci. Va bene, va bene. Tanto se vogliamo parlare di importanza, allora forse... Ma non è, però non è horror, però, ma neanche questo è horror Psycho, in realtà. Psycho per l'epoca veniva considerato sì, un horror. Sì, quello che dicevamo prima. Cioè è un thriller con elementi horror. No, ma il 60 era proprio un horror, L'occhio che uccide, questi film erano considerati tutti horror. Non considererei diciamo horror che ad questo, oggi, comunque, diciamo quindi... che ad oggi entrerebbe più nel thriller, però all'epoca questa sì. Questa è una commedia fantasy. È molto, diciamo molto bello, però non regge. In realtà di Hitchcock il puro horror è Gli uccelli. Gli uccelli è quello che... chiaramente è una roba che... è fuori dal normale, lì, no? Cioè, non è paranormale, infatti, però insomma, insomma gli uccelli fanno delle cose un po' strane. Sì, post Psycho, infatti, il film dopo. Certo. Io direi Psycho, quindi. Beh, Society di horror con per tutto me... bene, mica si è già fatto passare. Society di horror per me tra i top 5 horror di sempre, quindi. Ma perché questa è la frase? Ma è bellissimo, è di mica. No, no, sì, no, la frase, grazie, vai, andiamo avanti. Va bene, Society, dai. Le donne non si toccano nemmeno con un fiore. È bellissimo perché lui fa i commenti senza averli visti i film, quindi è ancora più bello. Questo non è male, però non è male, ma veramente The Bloodlust D è incredibile. Incredibile. Io, ragazzi, io lo conobbi col videogioco. Vi posso dire una cosa, forse un po' unpopular opinion. Sì. Io non amo The Conjuring. A me piace tanto. Io non amo il secondo, allora, io, vabbè, di Wan. Io James Wan lo amo, e per me Dead Silence, Dead Sentence, sono tre capolavori. Sì. Però The Conjuring è un ottimo film con due o tre tocchi veramente da capolavoro. Sì, lo sappiamo, sì, Battimani, sì, inquadrature iniziali, anche inquadratura dell'albero. Cioè, visivamente è meraviglioso. Però è un film che riporta tanti film. Però secondo me non è il capolavoro che è stato detto. Io quando ho visto Vampire Hunter mi sono stato di lusso. Grazie a tutti, ragazzi. Non ho mai visto una cosa così. Ma io vado di Vampire. Stile grafico proprio dei personaggi, character design, i colori, animazioni, è una bomba da vedere a tutti. Io purtroppo The Conjuring non lo amo, il 2 neanche lo amo. Ah, io dico io The Conjuring. Il primo del 2. Io dico il The Conjuring. Schifo al cazzo. Ma non la gira quelli non questo. Di One fanno cagare. Poi c'è da dire che One negli anni correnti, ovviamente, a parte adesso che sta facendo Mondezza, però è ovvio che sia un esponente horror perché ha infatti ispirazione da Argento e da maestri. Sì, qui più che altro, cioè, diventa un fenomeno in mezzo neanche ai miei droghi. Doveva produrre la serie, ma non è Fast and Furious. Sì, sì. L'apice del Fast and Furious è Aquaman. Uno e due. Uno e due. Vampire Hunter. Non mi pare il vampirone. Dai, va bene, ok. Non mi pare. Portiamo avanti un po' d'animazione e roba che sì, sì, sì. Però sono tutte e due belli. Però sì, minchia, no. Il signore Nottone del mare. Nottone della Mortone. No, Nottone del Romero. Bello scozzo. Romero, però. Sì, però qui è un altro livello. Anche Il signore del male è uno dei miei film preferiti in assoluto. Quando io dico capolavori, poi ci sono quelli che hanno il gradino sopra, quelli che non sono imprescindibili. Ma ancora di più, c'è proprio Night of the Living Dead. Poi tra l'altro con questo tanto si è portato avanti la cosa. La notte degli stalli. La mia biografia. Dai, va bene, io direi la notte che sono d'accordo. Sì, anche perché Carpenter abbiamo già la cosa. Sì, abbiamo già la cosa, quindi. Ammazza vampiri. No, ma perché? Bello Fright Night. Kong del 33. Io dico Fright Night. Anche se non è puramente un horror, secondo me. Sì, per l'epoca sì. Io lo adoro King Kong. Ho fatto due conferenze, l'ho proiettato mentre parlavo. È bellissimo. Però ammazza vampiri. Io sono per King Kong, ma quando come volete. Io vado Kong. Mi sa che qua le devi sparare. No, non ha vinto Kong, perché io dico Fred Knight. Ok. Aia. Attenzione. Mi hai sorpreso. Giglio Nero. No, ma Giglio Nero è un capolavoro. Io questo non sono riuscito a vederlo perché davvero non è arrivato. È meraviglioso. Non l'ho visto. Non sono riuscito a vederlo. È meraviglioso e è più horror di questo. Io voto il Giglio Nero perché è l'unico che ho visto tra i due. Anch'io. Non è un vero e proprio horror. No. Si continua, essendo però il primo film col bambino stronzo. È quello, capito? È il primo, dove la bambina è una merda. Ha fatto da apripista. Ma poi vabbè, buttalo dentro. Di una bellezza lucida. Mi spiace per Medieval Larks che non è nelle sale, me lo ricordo. Se lo trovi. The Shining. Vabbè.
però, ma qui, ma però qua qui mi vuoi male. No, ragazzi, Polanscone purtroppo qua non si può battere. Shining, io dico Shining, però. Shining, ragazzi, Shining è uno dei film più belli di sempre, ma Rosemary's Baby è proprio... Hai ragione, però io Shining. Tu cosa dici? No, io Rosemary, 100%. E allora passa Rosemary's Baby. Vai, Ele, dalla nostra. Troppo lungo. Testimone è molto bello, ma però no, il gabinetto del dottor, anche questo neanche non facciamo figure di merda, no, mettiamo Caligari, il rosso più bello di Twitch, perfetto. vai del dottor Caligari. Allora, beh, questo di però Perkins l'abbiamo, mia, oh cazzo, Perkins l'abbiamo già, ma anche vai, Ishi, vai, Anarchia, sì, vai, sì, 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 doppio Ishi, lo portiamo a casa, che male non fa, che male non fa. Allora, Frankenstein Human non è horror, dai, Axan, Axan, sì, bellissimo, vabbè, poi stiamo parlando di, ma poi questo è uno dei più, però dice anche di che cazzo di, ma poi del 22 è proprio una di quelle robe, capito, talmente avanti per i tempi, come falso documentario, perché voleva fare un film sulla stregoneria, non glielo facevano fare, faccio il documentario, invece fece una cosa. È stato forse il primo caso, credo. Ma guardate, guardate la locandina, che meraviglia. Guardate sopra, il diavolo appollaiato. Va bene, Axan? Vai. Ma sì, ma non è un horror quello. Che cazzo di mine? È un filler, dai. Vabbè, i tre volti la paura, operazione. Io direi i tre volti la paura. Però. No, io operazione, c'ho la bambina. Io sono due bavoni. Sono due bavoni, vado per operazione. Allora, per me uno vale l'altro, anch'io sono per Black Sabbath, però. Allora. La bambina, oh. E l'ha copiata Fellini. Non si può non votare operazione. Vabbè, ma tu vuoi tre volte la paura, gli ha copiato chiunque. Da Barton in voi. Però qui, cazzo, questo è Sleepy Hollow. È Sleepy Hollow. Sì. La merda di bambina con la palla e rotola c'è in un film su due. Sì, è vero. Sta palla è buona di sotto. Io... Per me uno vale l'altro, sono due film incredibili. Io sono più legato a tre volte della paura. Io sono più legato anch'io. A soprattutto per il finale, che è qualcosa di sconvolgente. Ah, sì, bellissimo. Dite voi, ragazzi. Il finale meta cinematografico. Io sono per i tre volti, va bene. Tre volti e tra l'altro... Tanto, ma stiamo parlando di due film della nostra. È un film che, tra l'altro, parliamo di ispirazione. Ozzy Osbourne. Ah, il prescelto The Wicker Man? Sì. Beh, buttalo dentro. Però The Wicker Man è più bello. Wicker Man è un capolavoro. Vai. Però non vorrei, cioè, però anche The Ring a me piacque molto, all'epoca. Sì, ma a me no, cioè, fase 4. Capolavori. Sì, anche Tarantula però. No, ma fase 4. Sì, no, lo so. Sì, va bene. Bello però anche il match, è venuto bene. Non è manco un horror nessuno dei due, però. anche questa no, è una frase di assassini. Però fase 4 sì, è fuori sì. Di cerchio. Poi sono simili comunque, hanno un po' la più bello questo. Questo è il grande Jack Arnold, mostro della laguna, se c'era mostro della laguna si faceva la lotta. Tarantula è ganzissimo, a ragnone, però è più cheap. Fase 4 è fuori testa, sì. Sembra 2001 dell'orrore. Vado. Il tocco ripetere? Del male, vabbè. Puzza, qual è questo? No, se è quello. Se è Cairo, Cairo subito. Non è Cairo, non c'è versione. Non c'è, aspetta, è uno dei film. Te lo dico subito. Questo è quello del 2001. No, 2001 è Cairo. È Cairo. Questo è quello del grandissimo. Qual è l'altro? Non lo vedo. Ah, Folle. Tocco del male. Tocco del male, bellino, si va in culo. vai. Cairo. It Follows. Bello, It Follows. Allora, io devo dire anche qua un unpopular opinion. Non ti piace It Follows? No, aspetta, non è che non mi piace. It Follows è un film meraviglioso ed ha un'idea geniale, ha delle inquadrature meravigliose. Però sono d'accordo con Tarantino. Cioè, ha una risoluzione finale che mi ha un po' deluso, perché la costruzione iniziale era veramente potentissima. Mi piaceva anche il finale. È un grandissimo film, però Frankenstein. Io la cosa più incredibile al mondo è che non sono mai d'accordo con Tarantino e quindi voto It Follows. È uno dei film più belli degli ultimi 20 anni. A me piace tantissimo It Follows. Però, ma sai, io i classici li elimino dalle palle, perché poi ci si trova classico contro classico, diventa una lotta fra classici. Hai ragione. Allora, se vogliamo parlare di questo modo, allora It Follows. Grazie, essere qui e fare. Grazie, Pisek. Grazie, Pollo. Okay. Prendetevi e guardatevi Frankenstein. Secondo me It Follows sì, It Follows e guardatevi Frankenstein, però dai. Bisogna andare a gusto. Vabbè, io vado a Frankenstein, ma va bene, dai. X. Allora X, Agnese mi sta provando a convincere da una vita, non io ti dico, io invece ti dico X qua. X, allora. 8, Calvair va oltre. Calvair vola oltre. Calvair è finito il lavoro, però esatto, solo dire questo. Secondo me X è veramente un horror puro. Puro. Ed è bellissimo. Però Calvair è più bello. Sì, però anche io avevo detto X. No, ma tanto mi avevo detto Calvair. Della Pantera. Sì, sono d'accordo. Della Pantera. Villaggio dei Dannati, che ci ha fatto pure il remake. Quello non quello con Christopher Reeve, però no, Carpenter ha fatto il remake, sì, di questo. Quello con Christopher Reeve. Ma io sto col dito sì. No. Il bacio della Pantera sicuro. Panterone. Poi
Deliria. Oh, bellissimo Deliria. Quadra. Deliria mille volte in contro a quello stronzo di Aronofsky. No, vai, vai. Sono d'accordo su Deliria. Ma fa cagare in confronto a Deliria. Ha ragione Fede, secondo me. Sì, sì, Delirione. Anche solo per la locandina. Ma è meraviglioso sto film. A parte che Mother difficilmente lo definirei io. Sì, non è per quello, secondo me fuori livello, anche se fosse un'ora che strappassero la gente. Acquario. Va bene, vabbè, vabbè. Ci sta, ci sta. Anche se a me piace molto. Demoni e tutti. Per me Demoni. Demoni di Lamberto. Però quello è tutti i colori del buio meraviglioso. Ah, sì, sì, sì. Però io non ti dà problemi l'immagine? È bellissimo. No, è arte. Vabbè, è arte, ok. Però Demoni è Demoni. Demoni di Lambertone. Raga, Demoni, cazzo, sì. Lambertone. Alien. Alien. È bellissimo, basket. No, me ne frega il cazzo. Raga, dai, non me ne frega nulla. Alien, Fede. Grazie, amo, grazie. Brutto così, eh? Sono l'unico scemo che ho fatto questo mese le saghe su Basket Case. Tutti i film di Basket Case l'ho visto io e tre miei amici. Fede, io l'ho messo nel libro, Basket Case. Secondo me... Grazie, Huawei. Però Alien... Alien va oltre, ragazzi. E a differenza del secondo è veramente un horror. Questa è... Questa è Halloween. Halloween. Ma no, sì. Raga, Halloween. Per me è Halloween. Anche di It's Alive ci ho fatto la saga questo mese. Deve tutti i baby killer. Non se l'ha inculata nessuno. Ma ci tengo a dirlo. Però Halloween, ragazzi, è. Halloween, tutta la vita. Oddio, Sette note questo è Rondelli, però quello è. Per me, Sette Note Nere. Mamma mia, Sette Note Nere. Sette Note Nere è un capolavoro. Il demonio di Rondelli non è manco un horror. Ah, no, si abbiamo messo al di là. È il primo film dove c'è. Si vedeva visto quello perché si è fatto la live sugli horror. Il primo film dove c'è il ragno, lei che gira al contrario, sì, sì. È ganzissimo, ma Sette Note Nere. Poi due fulci ce li portiamo avanti poi. Arriveranno in finale. Silenzio innocenti. Carino, Frank. Però è un thriller, secondo sì, me. Però ha degli elementi horror belli pesanti. Manco thriller. Cioè, Frankie Winnie è no, non è un thriller. Però... È un po' il discorso di Frankenstein Junior, anche se... Quini ha dei momenti dei veramente horror pupi. Perché ovviamente Barton era fissato con loro. Sai cos'è? Però... È vero che è un thriller, però c'è cioè, tipo la scena di quando evade Hannibal, quella è horror. Loro strappati per aria. Sì, però si toglie la faccia di quello. Diciamo che però quello è più splatter. Diciamo capito? Che non si avrebbe messo nessun dei due, ma fra questi cioè, quello è più horror. Se, se perché... faccio vedere questa una bambina di 10 anni si sente male, perché Winnie lo porta a casa. Mad God, Madonna. Anche perché poi Shin Godzilla non è un horror. Mad God è un cazzo. Allora ma non è un horror Shin Godzilla. Allora, Mad God lo trovate... Non lo so, ragazzi, perché bisogna capire un po' cosa è diventato il film horror, perché comunque il Monster Movie era horror, adesso non l'è più, è diventato il Monster però, Movie. Parliamo però di questo Monster però Movie. Però non è girato non è neanche... Cioè, no, non è girato. Come struttura narrativa non è proprio un horror. Sì, sì, hai ragione. Horrorifico. Però questo bello, Mad visto Mad God è un capolavoro. È bello, è bellissimo. Ma manda via tutti i Ty West, ma me l'avete messo in no, con l'altro abbiamo detto. Addio. Sferato, tutto Ty West contro di questo non l'ho visto invece. Per un altro bello, bellissimo. È il prequel di X. L'unico problema... Ora dovrebbe, mi ha detto Agnese, dovrebbe uscire il 21 agosto. Esce Maxine. Comunque, questa terza. Regista la tiene d'occhio perché è veramente. Ma questo è un grande. Guardate House of the Devil, vai, non sferato. Non sferato. Io ti vado in controcorrente. Ti dico allora, però, della morte allora, della morte. Allora, secondo me, della morte dell'amore è un grande film. Però, non è un horror. Nemmeno il pasto. Ma neanche il pasto nudo è un horror. Ma no, pasto nudo è Cronenberg da Barrow. Che abbiamo tenuto qualcosa. La mosca. Ci abbiamo già il Moscato. Io della morte dell'amore. Io però regà vado di pasto nudo. Ma poi è film quello che secondo me è quello che si avvicina più all'atmosfera horror è della morte dell'amore. Io continuo a essere per lui. Ele per me è ok. Diciamo però che il prodotto di Landon. Allora, il pasto nudo come struttura è un diciamo grottesco. No, in realtà allora come struttura è una sorta di giallo decostruito sì, col surreale, detective, se vogliamo, però c'ha degli elementi un po' horror. La morte dell'amore è molto horror. La morte dai. Dell'amore è proprio un capolavoro. Vabbè, io voto pasto nudo, ma fate voi, ragazzi. È che italico. Raga, però. Per me è esorcista. Esorcista, ragazzi. L'esorcista è uno dei film più belli. Il commento è bellissimo. Questo l'ha fatto negli anni 70. Insomma, di che stiamo a parlare? No. Ok, oddio. Ma è Polanscone. Polanscone, però, le push anche quello horror relativo, Secondo me, però, Jordan Peele non c'è stato ancora. Però abbiamo tenuto Rosemary's Baby, Get Out comunque. O butta dentro Jordan Peele. Via, Jordan Peele, speriamo secondo ci me sia noi o un altro. Repulsion è bellissimo. Repulsion è bellissimo. Però io non so. Danza macra, per adesso. Danzone, il ballatone. Con Oliver Reed e Bette Davis. Anche Ju-on è un bel film, però. Mica cazzo, ballatone, è un grande ballatone. Film. Io farei Ju-on, ti dico la verità. Abbiamo tenuto Ring, io, siccome è sempre stato il rivale, io terrei quello. Ballatone, io dico. Io più che altro voglio far passare Dan Curtis. Ballatone. Ma io dico ballata. Siccome sono rivali, magari questo però è settantino, se ne è scelto molto poco.
Coraline è il più bello horror del mondo. Peccato per Coraline. Comunque, leggete anche il libro di Coraline, che è molto bello. È vero, di Morrison. 23, 24, 25 è un capolavoro di Antonio Margheriti. Anche Iso the Devil. Danza Magri, ma quello è un film meraviglioso. Quello prima era ballata. Io mi tengo a Iso the Devil. Anche se Danza Macabra di Margheriti lo dovrebbero guardare. Io farei Iso the Devil, ti dico la verità. Iso the Devil. Bella. Che è vero, è esattamente giusto. Questo è del 54. Questo lo considero un horror, è anche terribile. Io per me Godzilla è bellissimo. A me non ha fatto impazzire, preferisco Godzilla. Io per me Godzilla. Godzilla. Non sconsiglio di però guardare. Però buono, c'ho già tre film da guardare. Grazie a tutta Italia. No, Bubba del grande Don Coscarelli. Era un film per la TV, tra l'altro, era prodotto prima con la TV. Quando vedevo come è andato, è andata al cinema. L'hanno mandato in qualche cinema. Mica però The Witch, The Witch è un horror. Ma poi è un horror The Witch. Bubba del è una via di mezzo, dai. È sulla sinistra. No, vabbè, The Witch. Po' Scream. E poi che poi è Quaidan. E poi è cosa, Bruce Campbell, no? Sì, era Bruce Campbell. Allora, ragazzi, Scream è uno dei miei film preferiti. Scream. Troppo importante. Ma poi Ghostface. No, ma non che Kaidan sia brutto, però. Io sono per Kaidan, però 3-1. Grazie, Claudio. Se ne va, ragazzi. No, merda. Dracula. Vabbè, è andata così. Di Fisher. Ho cliccato malissimo. Però sai che un po' mi spiace per Station. È bellino, una bella animazione, forte. Trento Busan ci poteva anche combattere, ma. Dracula è Dracula. Soul Station, sì, vabbè, Soul Dracula della M. Sì, 58. Quello con Christopher Lee. Omen. Aspetta, l'Omen l'originale. Omen è uguale, però. Ha già vinto. 76. Esagio. Sì. Ha già vinto. Poi li ha messi in fila, hai visto? L'ho rivisto stasera. È meraviglioso. Che poi posso dire, a proposito di horror. Il primo era più un thriller horror. Poi l'hanno buttata di fuori. Poi è diventato. A me The Invitation ha messo un'inquietudine mostruosa. Ma quello che dicevo, in realtà. La regista è Jennifer Sbadi, tra l'altro. È un thriller con dello splatter. Poi ci sono delle componenti, ovviamente, di cose che non possono esistere nella vita. Un corto poi più vai avanti nei più diventa fantascienza. Posso fare pure le macchine che fanno. Io la svetta non l'avevo mai visto, gli ho fatto vedere 2 giorni fa, manco a farlo apposta. Lo trovate su Prime Video, guardatelo, perché per me è una roba, è stato straziante, porca troia. L'avevo già visto. Allora, diciamo una cosa. Inferno è il mio preferito di Italia. Non c'è ancora un argentone. Dopo Suspiria. Però Suspiria lo metteranno per forza. Ma non lo so. Anche Profondo Rosso metteranno. Però abbiamo. No, ma video drone, ragazzi. Non perché non si è cagato. No, ma abbiamo preso la mosca. Però video drone. Io sarei per video drone. No, ma video drone. Io dico Inferno, però. Penso io e Federico. Cioè, abbiamo video drone, Fellini. Hardware. Questo è un grande film. Qual è questo qua? The Quiet Family è il primo film del regista coreano. O non mi ricordo se è Bong Joon o Kim Ji-won. The Quiet Family è meraviglioso. Non è Bong. Però è un thriller questo. Aspetta un po', fammi vedere. Ma comunque visti tutti questi, ci ho fatto la monografia. Allora è di Kim Ji-won o Park Chan-wook, è uno di questi tre. Dark Water e Suspiria. Io sono per Suspiria. Ma stiamo scherzando? Esatto. Direi che non c'è neanche la fantasia. No, sono dell'idea che Dark Water sia un capolavoro a livello di grazie Laura, grazie tanto. No, vado Suspiria. Io su questo proprio non mi muovo, neppure se mi date un milione. Caso of the Future, bello. Caso of the Future. Non è un horror, però tra i due ma non è un horror, ci porta avanti una cosa che non vincerà mai. Allora, Sinister a me è piaciuto, se vogliamo prendere quello perché è un horror puro, facciamo. Horror puro, Caso of the Future è sminuito. C'è la scena del tagliere. No, almeno togliamo i filler. Ma poi anche Bagul stesso. Oh, Cure, no, Cure. Neon Demon. È grandissimo. Bellissimo, ma Cure si sta parlando di Hiroshi Kurosawa. Io vado di Refnone. Io dico, sono con Davide, di Neon Demon. Io dico Refnone. Mi ha devastato quel film. Tu? Io sarei per forse Neon Demon, sì. Ha vinto. È l'unico per il cuore so io, quindi 3-1. Sì. Io ero per il Kyoshi. Demon, no, che poi Suspiria. Non avete visto il Kyoshi di Kyoshi Kurosawa. La paura della città dei morti viventi. Paura, sì, sì, anche se questo è un grande film. Bello, però. La sposa di Chiappo. Come la sposa di Frankenstein, tra l'altro. Che era più bello di Frankenstein. Ronnie Hughes. Ma ci sono 40 anni che ho di Frankenstein. The Sacrament, Ty West, finalmente lo posso tenere. Sì, sì. Vai, West, uno di Ty West che l'era di uno. Bellissimo Paranormal, comunque. No, vabbè. Zombie. Lo so, però è eredita di che bomba. Zombie è altra. Bello, che poco, ma inquietato il film, ragazzi. Io penso come nessun'altra altra cosa al mondo. Allora, diciamo che zombie. A un certo punto dovremmo selezionare qualche Romero, però comunque adesso non si può lasciare. No, ma questi qui sono troppo grossi. Poi, ma abbiamo fatto anche la notte prima. Minchia, che palle. Raga, scusate, ma allora, per me Nightmare qua, no, dai, lo so, però Nightmare. Allora, il discorso è sempre lo stesso, nuovo che avanza o... Posso dirti, secondo me non è una questione di nuovo, è una questione che è Nightmare. No, ma Nightmare... Di West non si è tenuto nulla. No, Scream.
No, però, l'ho sbagliato. Andiamo fuori moccio. Bello Midsommar, ma Night. No, Night, prego, dai, Cristo. Midsommar incredibile, bellissimo. Qui non è neanche una questione di vecchio nuovo, è una questione di confine la Madonna. Davvero? Per me lo stesso livello di film. Proprio iconico, forse. Chiaro, uno è passato 40 anni, non è passato di 7. Magari tra 20 anni ti dico che sono allo stesso livello. No, mio Midsommar mi ha dato nessuno. Bellissimo, non sto dicendo di no, però. Difficilmente un film proprio perché era il giorno verrà iconico come film del passato per vari motivi, però no, io dico Nightmare, ragazzi, non ce la posso fare. Questa Raven per me è Dio. Per me Diary of the Dead. Per me Diary è un film incredibile. Che cazzo state parlando? Tre Romeri, dai, andiamo su Tre Romeri. Poi Fede, ma la scena del naso del pagliaccio. Ok, siamo partiti con le... il capolavoro moderno, quindi vanno portati avanti i capolavori moderni. The Omen lo dovreste aver già tutti visto. Invece siete delle bestie e siete andati a vedere quella merda dell'ultima storiaio al cinema. Questo lo dovreste vedere. February, siccome è nuovo, portiamolo avanti e questo lo trovate. Vabbè, io sono d'accordo. Trova in DVD, in Blu-ray della Midnight. Però Presagio Topperia Missile, ragazzi. No, sì, è bellissimo. Insomma, però... comunque uno dei pochi horror che sono horror a metà di giorno, vero? Per me non sarà. Il folk horror, bellissimo. Portiamo avanti il The Devil. Io porto avanti per portare qualcosa di nuovo, perché sennò mettiamo solo classico. Lo sperato esce il remake tra poco, tra l'altro. Metto proprio Society, Society perché abbiamo tre Society, abbiamo, no, ma poi perché Society, no, per Society va a livello di film di Romero, pure secondo me ci sta, però per me no, tre Romeri, l'orrore, sì, sì. Ecco. Dawn of the Dead per... Romero, okay, Romero, fantasia, Romerone, Romeralo. Per me qui gara, io ti dico The Neon Demon. Io rimango su Refn, raga, bello, è bello anche l'altro. Io vado Neon Demon. Refnizzo. Allora, e basta, grazie, siamo 3-1. Grazie, tu, quello, ma non dite il Raps. Siamo 3-1. Io Refn. Ah, già vinto Neon. Sì. Per me è Neon. Sì, io su Refn sono proprio innamorato, perso. Ah, bellissimo. Per me è Halloween, dico la verità, però... Io mando avanti il Bacio della Pantera, non è possibile. Io dico il Bacio della Pantera. Sì. Io manderei avanti Halloween più che altro perché molte persone se ne sono dimenticate e non... Ma molte persone non sanno nemmeno che cos'è. Vero. Il primo film che ha inventato salti sulla sedia, ha inventato di Giant Spade, ha inventato tutto. Jump Scare di Andalese. Non sa un cazzo. Io faccio una bella cosa. Vado di Halloween e scegli Ele. Vai. Me ne lavo le mani, faccio il pilato. Vai. Bacio della Panterona. Ragazzi. A posto. C'è il sesso. Vabbè, da notte. Romero. Per me, oddio. No, la cosa è uno dei film più belli della storia. No, vabbè, basta. Ma poi ricordiamo una cosa. Una cosa sulla cosa. Uno dei miei film preferiti. La cosa non è invecchiato. No, zero. Quello che sto dicendo non è invecchiato anche per sbaglio. È talmente vero. Come fai? Posso dire, per me Sette Note in Nero, cioè The Witch è bellissima, Sette Note in Nero. Che bello The Witch. Però senza senso. Sapete come la penso su Fulci? L'ho fatto già 21 volte, c'è già ancora l'aldilà qui dentro, quindi faccio passare Eggers che non c'è altro. Andiamo di Eggers. Ragionamento ci sta. Il film è talmente bello. Abbiamo levato pure Midsommar, che è un altro dei migliori. Un altro dei migliori dei vabbè, c'ho nominato Aster. Ripeto, non ho visto Zedder. Per me Zedder è meraviglioso, però Aksan è talmente importante che bisogna portarlo avanti per farlo capire. Quella copertina di Zedder è da denuncia. Sì. Boia V, Cairo. Per me Two Sisters. Per me è Cairo. Per me Two Sisters. Cairo, io mi inchino a Cairo. Cairo. Vabbè. La genialità di Cairo. Cosa dici, Dario? Va bene, Cairo. Sì, sì, Cairo, sì. Ragazzi. Ma è bello, però. No, Two è altro. Cioè, è proprio sopra. Over. Però Carrie. Carrie. De Palma, ragazzi. De Palmone non ma si poi ha creato un immaginario con Carrie. Cioè proprio grazie, sì, Amblock. Sì. Grazie, Viking. Già da capolavoro. Per me è l'aldilà. Già da capolavoro. L'aldilà. Anche per me. L'aldilà. Questa volta si sta andando velocissimo invece. Sì. A Field in England, guarda, la cosa incredibile è che a Field in England è un figlio di Wickerman. Sì. È tutto il giorno. Quindi, voto Wickerman. Vai. Sì. The Bad Seed, ragazzi. Sì. Il giro nero. Ah, no, era quello che vi ho messo. Non dovrebbe neanche essere proprio il giro nero. Allora via. Il giro nero fa una paura. Sì. C'è quella bimbina di merda. Per me la casa. Perché a livello storico sono importanti tutti e due, ma la casa Però la casa è un'altra cosa. L'ho visto a 10 anni. 7 di picche. Va bene, ragazzi. Io metto Demoni perché è un horror vero. L'abbiamo portato avanti. Caligari è giusto, era un'ingiuria buttarlo fuori la prima. Però spaventa essenzialmente se stesso. Demoni, guardate, le bimbette di oggi sono messi cane addosso. Okay. Vabbè, io voto tre volte a parte. Sì. Però l'animazione ha sfidato Mario. I mostri. Lamberto e Mario. Una dinastia di persone. Sì, ma io infatti... Ma che il figlio comunque niente da dire, eh? Il figlio ha fatto regia per la televisione. Paura. Paura nella città. Paura. No, horror dei più tremendi. Ma ti voglio di poco. Paurone. Che quando si impicca il prete all'inizio. Io avrei votato Godzillone. No, per me qua fase 4. Fase 4.
è fase 4. Suavi è fase 4. Anche per me è fase 4. No. Deliria, sì. Però vince fase 4. No, ha vinto dalla fase 4. Era l'unica per Suavi, no. Vabbè, vabbè. Vabbè, no, ha preso quella. Sono d'accordo, d'accordo. Per favore, che incredibile. Per favore, Suspiria, 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 ragazzi, non se ne buona discute di proprio. Phil Tippett, però. Porca troia, io sai che io qua dico, io dico Rosemary's Baby. Io dico gli uccelli. No, io Polanski. Anche Ele Rosemary. Polanski, con tutto l'amore che ho per gli uccelli. Ma tanto io ve lo dico, cioè Esorcista, Rosemary's Baby, Suspiria. Sì, sai perché io e pochi altri. Pochi altri sono passa Rosemary, sai perché preferisco gli uccelli, perché è una roba che mi inquieta, perché è una cosa che, capito, cioè di uccelli, la cosa non dico che potrebbe quotidiana succedere, però è capito, non mi capiterà mai, non mi capiterà mai la situazione a Rosemary's Baby, la situazione di uccelli. Cazzo, ne sai che non ti capita la situazione a Rosemary's Baby? Perché non sono, non penso di rimanere incinto. Ma perché dire, cazzo, potresti essere l'infame che fa rimanere incinta? No, non sono il tipo, però allora io, raga, mi dispiace, io vado di mascherone, io vado di alienone, mascherone, io vado di alien, maschera, due pari, vabbè, tanto io lo so già dove si va a finire. Ha fatto solo un cenno, Ele. Qua la spina del diavolo. Tanto la locandina è di Mignola, sì. Sì, bella. Direi proprio di sì. Sì, perché gliel'avrà fatta quando ha fatto il boy. No, mi piace, io come film preferisco Psycho. Sai cosa, che uno horror, l'altro non è. Anche per me Esorcista. Esorcista è proprio horror puro. Io dico l'esorcista, io perché è horror proprio. Posso buttare proprio fuori tutto. Oddio, io faccio fatica a considerare un horror puro. Cioè, perché è un thriller. Sì, no, è horror. Tra i due è più horror quello. Cioè, cazzo, cammina all'indietro. Assolutamente. Per me Esorcista, ragazzi. Però l'ho sempre Psycho visto come un thrillerone con un elemento horror fortissimo. Psycho. Ormai. Me lo tatuo lì, cazzo. Io Psycho lo Sacrament. Sacrament per me. È uguale. A me fate che uno vale l'altro. Tra l'altro, mi ha stupito perché quando ho visto Sacrament, ci ho ritrovato l'attore che faceva quella comparsa in Non è un paese per vecchi, è il gioco della moneta con l'assassino. Ah, sì. È lui. Era... sì, è lui, il benzinaio. Il benzinaio, sì. Veramente bello. Poi Kanye West. Io voto Ishii. Anch'io voto Ishii. Anch'io. Io vado di Polanski, ragazzi. È già passato Polanski, lasciami mica. Lo so, raga, che devo fare. Per me... lo capisco, però. Per me è proprio il terrore Polanski. Reanimator. Dico la mosca. Allora, bello Reanimator, però. Allora, tra i due vi dico Reanimator. Hai ragione. No, ma poi è più però geniale, mi dispiace. The Fly è un remake. C'ho la Gusti, Luigi. The Fly è un remake. Ma perché? Reanimator. Davide deve andare per forza contro corrente. Ma non è che stiamo a parlare di merda contro film capolavoro. Cioè. Reanimator. Io sarei per la mosca. No, io vado Reanimator. Io dico la mosca. Reanimator, due a due. Nonostante ami Cronenberg. Notara? Reanimator. Ok. Ma va bene, va bene. Anche perché con Yuzna Gordon non lo voglio portare avanti. Audition. Sì, sì. Io avrei perso, infatti, Audition, perdo no, malamente. Audition, io sono per i mostri sempre. Qua Videodrom. Qui sì, qua Videodrom. Sì, anche per allora, me. Qua allora, come film di paura, diciamo una cosa: che Videodrom fa paura, ma per altri motivi. E che è attuale adesso. È un film distopico di preveggenza puro. Nightmare è proprio l'horror che ha creato una figura importantissima. Io sono Freddy e Freddy. Però... se dovessi votare qui, tirerei la moneta. Sinceramente, sono due dei miei film. Ah, diciamo che se vogliamo parlare. Non chiamare Nightmare la videoteca, non c'entrava nessuno. Sai perché secondo me Videodrom si mette a passare? Perché questa cosa che la roba di nomi televisivi sono i nickname YouTube, di Twitch. Allora, Videodrom è uno dei film più importanti di sempre, probabilmente. Insieme. Poi c'è Debbie Harry. Dai, sono per Videodrom. Però dai, per me, se parliamo di horror, questo è un horror, questo è oltre. È un'altra cosa per me il Videodrom. Vabbè, io vado alla Videodrom. Oh, c'è il solito che dice che non faccio parlare a nessuno e dove sto zitto. Ma non è, questa, non è vero sta cosa. È proprio scemo. Hai dei grossi problemi, Teo. Ma usa qualcosa a livello auricolare. Ma poi, ragazzi, ci dovete vedere come quattro al pub che cazzeggiano la birra a mano. Ma che cazzo vuoi? Vieni a ragionare a te, se ne sai. Ma che cazzo vuoi? Sei un coglione che segue le altre palle. Se ti do un noi, vai a fanculo. Però dove viene Darguillo, non distruggere. Hardware. E dopo aver distrutto Hardware. Sì, sì, sono d'accordo. Un anno prima della mia nascita. Ma capace a 15 anni, poveraccio, non ho ancora visto una potta, sta rompendo i coglioni. Ardia. Fatti meno rasponi davanti al computer. Però io qua vado di Reanimator. Io rimango su Reanimator, ragazzi. Per me deve arrivare in fondo. Sì, vai, sì, vai. Sono d'accordo. Notte. Per Videodrom. Videodrom. A me è piaciuto tantissimo, proprio una cosa senza senso. Ci mancherebbe altro. Tre volte la paura. Sono d'accordissimo. Bava. Babone. Quindi che male, io Cairo. Come horror Cairo. Qua vi dico Miche, anche se torniamo al discorso di prima, è più splatter, gore. Hai ragione. Io non lo sopporto di solito, però... Ma chi non lo sopporti? È il gore.
Pensavo Mickey. No, ma sei pazzo. No, mi piace tanto Cairo, lo splatter il gore, però per me Cairo è fra i più bei film degli ultimi 50 anni. Io vi dico Ichi, ma in realtà è uguale per me, c'è più Pulse detto per Cairo. Me, per me è Ichi the Killer. Perché più Cairo oro. In realtà Pulse l'hanno chiamato perché per noi è occidentali di merda. Quindi quanto siamo? 2-2, credo. Pulse, ok. Okay. Vabbè, bello il manga, bello il film. Adora Ichi. Per me è il Giglio Nero. Io qui vado a So The Devil perché abbiamo portato avanti dai, lui, ma Devil. Quello è terrificante. Portiamo un po' il nuovo, dai. Va bene. È terrificante. Va benissimo. Bacio. Per me bacio. Io Panterone. Ah, bacio. Passa la Pantera. Io la cosa qua. La cosa. Io vado su... Allora, facciamo una cosa. Abbiamo portato avanti Reanimator. Grazie signore. Però è di abbiamo Gordon, portato. È di Yuzi. Eh sì, vabbè, io li considero in coppia. No, però. Io sono per la cosa. Film. È uno dei miei film preferiti di sempre. E... anch'io la cosa. Allora, io vi dico Society di horror, ragazzi. Cioè, per me è proprio. Perché la cosa ovviamente è horror, però possiamo anche metterlo, diciamo, nella fantascienza fanta horror. Io vi dico Society perché per me è proprio Society horror. Per puro. Fa 2-2. Te, Vic? Io la cosa. Ele. Il mio film preferito, la cosa. Vabbè, ci sta, lo accetto. Finalmente, una volta Ele mi dà ragione, cazzo. Lo accetto. Bene. Sì, February. Mi dispiace, February. Sì, tra i due sì, meglio. Io Sacrament, ma non mi sa che pezzo. February è un mezzo capolavoro. Uno dei film preferiti, ma non si può sentire che eliminate la cosa. Vabbè, ma tanto io regalo. Ti dico... Sono tutti i capolavori. Adesso eliminiamo. Non nemmeno senti che ho eliminato... Cioè, rompi il cazzo per quello, ho eliminato il Giglio Nero, sei un ignorante. Rompi il cazzo perché non c'è più Psycho. Ma che cazzo dici? Qui l'aldilà per forza. No, io dico non aprite quella porta. Io dico l'aldilà su ogni cosa. Ah, certo. Fammi pensare, boh. Tosterello. Vado su Dio, meo. Non c'è, mi sa. No, non c'è tra i due, no. E io farei... non lo so. Vabbè, faccio l'aldilà, dai. Quanto passa ora, Pulse? Sì, Suspiria, sì. Non esiste al mondo. L'albero dei morti viventi, sì. Sì. Ah! Qui sono le bombe. Me ne vado! Io qua dico la maschera del demonio. Io sono per Mario. Io sono per Rosemary. Io sono per Rosemary's Baby. Non so davvero cosa qui veramente io non saprei. Però Marione l'abbiamo fatto passare sempre, no? Cosa si è fatto passare anche di Marione? Altro. Sì. Ma aspetta, perché alcuni sono di Lamberto. Sette note in nero l'avevamo fatto passare. Sì. Alcuni l'abbiamo fatti passare. Era scusa la sette note in nero, scusi, tre volte la paura. Allora passare. Faccio passare Rosemary's Baby, non c'è più, perché non c'è più nessun Polanski. Polanski va bene. Peccato però. Per me io voto Demoni perché non è un horror. Io voto Demoni. Anch'io va bene. Sì. Film importantissimo, sì, secondo me. Io qua dico l'esorcista. Sparkle non c'è oggi, ragazzi, è in ferie. Esorcista. Per me esorcista. L'ha già vinto. Per me la casa. E Carrie. Carrie. Darione. Per me, io dico invece la casa. Quindi perdiamo. No, la casa o Carrie? Io dico la casa. Carrie. Notara. Avanti così, non ci voglio dire dove. No, ormai sono bombe atomiche. Ah, sì. Eccoci. Ci siamo, ragazzi. Siamo... Rosemary. Io vado di esorcista. Per me Rosemary. Rosemary pure io, dai. Senza Rosemary esorcista proprio. Facciamo Rosemary, dai. Va bene. Per me Cairo. È un capolavoro. Io ti dico I So The Devil. Per me è Cairo. No, sono The Devil pure io. Preferito. È un thriller. Pulse. Ma ragazzi, voi Cairo l'avete visto, ve lo giapponese a modo. Ve lo dico io, perché se l'aveste visto lo difendereste con cocodenti. Io non ho visto... Il capolavoro. Io non ho visto solo The Devil, qui. Ma è bellissimo. Grande film. Cairo è oltre. Cioè, io una cosa così... Ah, ma metti quello, metti quello. Mi sono cagato addosso come... No, Cairo, l'ho visto. Sì, sì. Cioè, non ho visto solo The Devil. Reanimator, sì. Con Demoni è troppo importante. Però Lamberto è arrivato fra gli ultimi. Vabbè, ma siamo lì, Oh. Ah, mi tocca votare Romero. Io dico, anch'io dico la notte. E finiscono sempre così. La notte, no, però, ma Romero contro Fulci, questa era la finale. Era la notte, dai. Lei anche intervistato. Vabbè, io voto l'aldilà, l'unico dei tre. Così io per me non voto se l'è preso. La notte per forza, Romero. Quindi ha vinto no, Romero. Vabbè, infatti sto di basso. Per me la cosa sempre. Nonostante quell'altro film sia in mezzo a qualcosa. Suspiria. Non ne parliamo proprio. Troppo attaccato. Io zombie. Zombie. Sì. Però, allora, fammi a capisse, come si dice. Non è passato perché c'è la notte. No, il nottone è passato, il nottone. Sì. Allora vai, leva Carrie. Nel senso, De Palma non ce n'è più niente. No, più che altro sai perché? Perché altrimenti poi è una... Poi è Romero solo da Romero, capito? Voto Querrone. Ma io dico, passato il mascherone di Ma dico, video, noi abbiamo già fatto passare il mascherone del demonio. Allora sì, no, scusa, non mi ricordavo. Un po' di logica. Va bene. Teniamoci
conosci il videodrome. Sì, perché altrimenti poi si combattono da soli. Oh, ecco qua. Allora, questi ragazzi, sono io vado di Argento. Perché per me Suspiria è l'oro più bello di tutti i tempi. Io ti dico Suspiria. La cosa lo adoro. Io ti dico Suspiria. La cosa è una roba, un altro pianeta. Lo vedrei 100 volte. È il tuo film preferito. La cosa è il suo film preferito. Ma anche la Suspiria, dai, fissata con le streghe. Ma anche a me Suspiria, primi tre. Ma mai come la cosa. Io qua prediligo Suspiria, però capisco se passa la cosa. Ma si può andare avanti, poi cambia se no. Dai, allora sì, la cosa. No, siamo fatti 2-2. Ma lei ha detto la cosa. Ha votato la cosa. Ma se siete tutti così tristi, metti Suspiria. No, vabbè, allora, io sono la cosa. Sto morendo di... Non me ne frega un po'. No. Sono due capolavori. Ma vai con la cosa, vai con la cosa. Vai Giovino, va bene così, dai. Va bene così. Dando la notte. Romero, dai ragazzi. Romero. Lo so, io avrei detto Videodrome prima di questo, però vi ripeto il discorso di prima, dai. No, ma è proprio oltre. No, ma il punto è che secondo me non è il discorso di prima, che anche visto oggi c'è sembra per me Rosemary, dai. Ora non c'è paragone, dai. No, c'è il paragone, per me Cairo è a livelli di Rosemary, solo che non voglio rompere i coglioni. Carrie anche se Reanimator, ma dico che zitto Reanimator. Carrie anch'io. Reanimator, ma che sai che in effetti anche Reanimator. Ora siamo la cosa, alla seconda la cosa. Sì. Nettamente. Allora, come film è più bello la cosa. Ok. Come horror è più horror Carrie. Ma non lo so. Però come vabbè, non sono d'accordo. Ma non perché faccia meno più o meno paura, che proprio capito King. No, ma non è che disgusta la cosa, non fa solo paura, disgusta anche. Io sono per la cosa. Vabbè. Mille motivi. Va benissimo anche la cosa. La cosa per me è mi dispiace Romero in the world. La notte. Anche io avrei votato Rosemary. Io mi sa che faccio pari, ma tanto poi le vota Romero. Io ho preferito molto di più Zombie che La notte, devo dire. Per me è stesso livello, due capolavori immortali. Lo so, Fede, mi spiace. Mi sa che sei tu. Per me è stesso livello. Gli hanno dato più... Sai qual è il fatto? Che per me Romero... È in difficoltà Eleonora, per me Romero... è il miglior regista horror di tutti i tempi. No, ma più che altro Romero... Cioè, per me tutti i film sono un'opera unica. È quello, quindi Polanski, sì... Però ma hai fatto Oliver Twist. Ma poi Romero non si è mai venuta un cazzo. Ma non è neanche un discorso di dire però non è brutto. No, però io sono film. Però si è venduto. Però io sono lo stesso anno. Socialmente legato a chi non si vende a uno studio nemmeno morto, ovvero Romero. Cioè, alla fine abbiamo tolto Zombie dall'altro. Sì. Non c'è Romero's Baby. Allora c'è lo spareggio, dovrebbe essere lo spareggio in teoria. Romero's Baby. Romero's Baby. No, non va a decidere nemmeno Ele, ragazzi. Allora, voto della chat. Democrazia. No, ma sei cazzo. E vabbè, ma c'è che del cazzo, Federico. Allora decido io. Allora decido io. Grazie, Sdip. E tirerò una moneta nella mia testa. Vai. Se si tira davvero no. Testa, la notte. Testa, qual è questa? Testa, mi confondo sempre. Testa è quello la testa. No, questa è croce, Dario. 50, 50 come fa a essere testa? Tecnicamente il davanti alla testa e il retro alla croce. Ma no, la testa è la testa. Ma il davanti al retro è la testa di cazzo, la testa è la testa. La testa è sempre il retro. Ma nei 50 centesimi un c'è la testa. Qui c'è, in questa edizione c'è. Quindi quale sarà la testa tra i due? Vabbè, ora sì. E la testa in di Terry caso... qual è? Dario Moccia? Aia, mi fai male, non ti rendi conto di braccia che c'hai. Allora... Perché a me è passato... Croce, Rosemary. Vaffanculo, moneta di merda. Vedi, però, tu volevi ovviamente... Io ho votato Romero, 2-2, c'era. Sì, quella è la tecnica. Ultimo round, la cosa Rosemary. È la finale? Sì. Beh, allora a questo punto di crudeltà vince Carpenter. Sì, anche io. Va benissimo la cosa. Anche perché se è venduto anche Carpenter, ma non tanto. Io vi dico. Vabbè, però Invisible Man è lì. Secondo me Rosemary. No, lo so, però. Rosemary è il degno rappresentante come best film horror. Sì, lo potrebbe essere, però la cosa porca puttana è talmente iconico. Guarda, ha già vinto. Per me la cosa è il discorso di Videodrome. Cioè, sono due film talmente avanti che per me vincerebbero anche classifiche senza categorie specifiche. Va bene la cosa. Per me va bene tutto tranne quel coglione di prima. Poi mi va bene tutto. Se lo ricordo anche. Meno male sono miope e non ho letto il nome. Sennò questo qui, se lo vedevo spuntarlo, lo infamavo così.